Come al solito ragazzi, iniziamo il video salutando gli ultimi che mi hanno messo in interazione su Instagram e chiaramente intendo o un like o una iscrizione oppure un commento sotto ad una foto tramite appunto arrivata tramite notifica. Quindi allora abbiamo The Shoots che mi ha scritto chiaramente John sotto il foto del Giucca Lunar. The Shoot poi dopo va bene, nel senso mi ha messo anche pure like. Sara Bazzucchi, comunque ti saluto. Giovanni Muciaccia, Anstock 73, Caterina Reale. E basta, perché Caterina Reale mi ha tipo sommerso di like, quindi nel senso, vabbè, questi qua sono tutti quelli che ho voluto salutare questa volta, quindi nel senso, ah, poi e Ale Saki 2006. Qual è il piano segreto di Omega, ragazzi? Allora, chiaramente dalla skin spacca tutto, stiamo un po' realizzando quali sono, ovviamente completando le sfide settimanali, le varie schermate di caricamento che poi si relazionano chiaramente a quella che è la storia del pass battaglia, ok, della stagione numero 4. Allora, io credo, ok, che il piano di Omega non sia altro che quello di prendersi il meteorite per farci degli studi sopra. Allora, perché dico questo? Dico questo perché da come abbiamo potuto vedere dalla settimana scorsa che Omega era fuggito, no? Considerando l'immagine di caricamento della settimana 4, che è proprio questa, dove si vede chiaramente Omega che comanda un esercito di soldati appunto di latta nella base, quella appunto a... mi pare a tutto a sinistra, quindi tutto a ovest, era una delle basi segrete, no? Quindi tu sblocchi chiaramente l'immagine, no? Che è di riferimento di quella base lì verso la fine del pass battaglia, quindi deve essere chiaramente un riferimento ad Omega. Adesso che molte teorie appunto sono venute fuori, ma le settimane stanno tra virgolette prendendo una certa logica nel racconto con le varie schermate di caricamento, si può comunque supporre che Omega, come detto, voglia in qualche modo radunarsi un esercito per uno scopo, e questo scopo, fino a prova contraria, sembrerebbe essere la presa o comunque lo studio del meteorite. Ma perché vuole studiare il meteorite, raga? Secondo me vuole studiarlo per cercare di creare chiaramente dei soldati ancora più potenti, o comunque avere quella sorta di, diciamo, schegge di meteorite che ti permettono chiaramente di fare super salti, quindi essere super, diciamo, potenziato a livello genetico. Quindi, che ne so, potrebbe o prenderli per studiarli e magari venderli per esempio a un chissà per esso, comunque diventare ricco, oppure sfruttarli per i suoi scopi malvagi. Quindi questo potrebbe essere una delle due possibili motivazioni perché ho ricercato una cosa così. Secondo me la trama è abbastanza base, voglio dire, non penso che ci siano vari riferimenti strani, nel senso lui vorrà secondo me solo prendere il meteorite e quindi dopo diventare tecnicamente il nemico più potente all'interno proprio della mappa di Fortnite. Ma a me dà l'impressione che Omega possa essere quantomeno un nemico secondario, nel senso un nemico che noi adesso stiamo abituando a vedere, ma che verrà presto sostituito da un'entità ancora più forte, che potrebbe essere chiaramente anche lo spaccatutto. Questo noi non lo sappiamo neancora, non sappiamo cosa può essere questo spaccatutto. Allora, le settimane stanno per concludersi, perché mi pare che comunque siamo a oltre la metà, visto che appunto la skin dello spaccatutto si sblocca alla settima settimana. Quindi diciamo che siamo addirittura d'arrivo, ok? Non siamo... no, tecnicamente no, però siamo ben avviati, ok, raga? Siamo ben lanciati, avremo comunque altre schermate di caricamento sicuramente per riuscire a capire quale sarà il vero e proprio effettivo piano segreto di Omega. Io mi sento però, diciamo così, di pensare che almeno lui voglia tecnicamente prendere questo meteorite in modo da riuscire in qualche modo, ok, a studiarlo e quindi a estrapolarne chiaramente i benefici tecnici che può dare questo oggetto, perché comunque è un materiale alieno, è un metallo strano, ok, tecnicamente tu quando lo non puoi distruggerlo, a parte che vabbè con il fortatile, ma il discorso è che un meteorite quando casca su un pianeta solitamente cosa porta? Porta dei materiali che non si conoscono sulla tavola periodica, raga. Quindi vabbè, a parte che nel senso, se
se cade un satellite è un altro discorso, ma questo è proprio un meteorite, quindi diciamo che porta dei materiali molto ma molto ma molto costosi, perché non si trovano sulla Terra e che possono essere applicati a tantissimi utilizzi, che ne so, militari o civili eccetera, insomma questo dipende. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e quantomeno voglio vedere sotto nei commenti le vostre idee a riguardo, se la pensate come me, se non la pensate come me, se avete delle perfezioni secondo voi da fare in certi punti della mia teoria. Chiaramente ripeto, più avanti si andrà con la teoria, più si potrà chiaramente specificare qual è la vera propria storia di Omega. Allora, io penso comunque che questa sia bene o male la traccia universale, che però, come detto, stiamo modificando di settimana in settimana, da un lato, perché diciamo che il bello delle teorie è proprio che da un lato possono essere vere, da un lato possono essere tra virgolette false, o comunque bene o male sbagliare di qualcosina, ma ragazzi, questo è il bello degli appassionati, che sono qua, teorizzano, vedono, figano, eccetera, eccetera, capito? Insomma, comunque da qui Obogol è tutto, ripeto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, bolidi.